Federico Morello, quell'applauso di prima è per lui. Federico! Wow, io non sono Springsteen, mi chiamo Federico Morello e in realtà non faccio parte del noi, ma faccio parte del voi. Ho 17 anni, mi occupo di internet appunto, cerco di portare la banda larga dove non c'è. Però, avendo 17 anni, tutte le mattine mi sveglio e indosso, mi carico sulle spalle uno zaino più o meno di queste dimensioni. 150 kg di libri e quaderni che mi hanno reso parzialmente gobbo. Ecco, quindi vivendo la scuola direttamente, tutti i giorni, sono davvero contento di essere qui a parlare di high school, di una nuova scuola. Chi di voi non vorrebbe una scuola nuova, una scuola che cambia, che magari si avvicina di più al nostro modo di pensare, studiare, capire, leggere, imparare? Oggi parleremo di persone, in realtà. Parleremo di studenti, famiglie, docenti, proprio come noi, che anziché aspettare, non si sono accontentati, ma hanno inventato soluzioni. Hanno trovato soluzioni concrete che semplicemente hanno risolto dei problemi e hanno fatto andare avanti la scuola verso una high school, verso una scuola del futuro. Io, come vi ho detto, mi occupo di Digital Divide. In pratica, abito in un paesino piccolissimo, in Friuli, talmente lontano dal mondo da non essere, fino a 3 anni fa, collegato con nessun servizio di internet a banda larga. Voleva dire collegarsi a internet con un modem telefonico. Vuol dire, ad esempio, che voi arrivate a casa, premete play su YouTube per vedere il videoclip della vostra canzone preferita e fate in tempo a mangiare, fare i compiti, uscire fuori, cenare, uscire la sera, tornare e poi forse, se avete fortuna, riuscite a vedere il vostro video. Vuol dire non avere la banda larga, non poter fare una ricerca su Wikipedia, non poter controllare se quello che c'è scritto su Wikipedia è vero. Vuol dire non poter usare WhatsApp senza farsi venire un nervoso incredibile. Vuol dire anche semplicemente non poter fare un'offerta su eBay. Io faccio l'offerta e ci vogliono 4 mesi prima che questa venga registrata da eBay. Non ho mai comprato nulla su eBay prima di avere la banda larga. Ecco, a 13 anni, 6 mesi e qualche mese, decisi che era ora di farla finita, che almeno dovevo provare a fare qualcosa. Quindi presi computer e stampante e scrissi al sindaco. Caro sindaco, sono Federico Morello, ho 13 anni e voglio la banda larga. Spiegami perché non posso vedere i video su YouTube. Spiegami perché io non ce l'ho e tutti gli altri ragazzi del mondo sì. Perché il comune vicino ce l'ha e noi no. Il sindaco, tutto contento, mi rispose: caro Federico, siamo contentissimi, guarda che carino che sei, un giovane che ci scrive, che bello. Però sì, abbiamo cuore, la banda larga, ma nel caso ti stesse venendo in mente, non possiamo fare nulla. Cioè, non pensare di chiederci di fare qualcosa, di proporre qualcosa. Dobbiamo aspettare un progetto regionale. Ti porterà la fibra ottica a 1000 mega velocissima a casa. Però fino adesso, mi raccomando, non possiamo fare niente. Io invece decisi di provare a fare. Volevo sta banda larga. E allora cosa feci? Dato che si trattava di un progetto regionale, scrissi all'assessore regionale: caro assessore regionale, sono sempre Federico Morello, sempre 13 anni, è vera sta storia che il comune non può fare niente? L'assessore, anche lui, che carino, bello Federico. Però guarda che se tu hai un'idea, il comune ha un'idea, certo, noi abbiamo il nostro progetto, ma potete benissimo fare qualcosa voi, insomma. Puoi benissimo iniziare a vedere i video su YouTube. Allora io iniziai a studiare, studiai telecomunicazioni da autodidatta, diventai a 14 anni responsabile regionale, dal nulla, di una grande associazione nazionale e presentai un progetto al comune, a quel sindaco. Dopo un anno di lotta che potete immaginare, nel 2010 riuscì con questa antenna a coprire non solo il mio comune, ma tutta la vallata, i comuni limitrofi, anche 2 aziende, anche 2 centri industriali, con un collegamento veramente veloce, da 4 a 10 mega reali, veramente veloce rispetto ovviamente a quello che c'era prima. Ecco, in realtà di antenne come queste ce ne sono tantissime in Italia,
non hanno nulla, non ha nulla di particolare questa antenna. Il fatto è che semplicemente era una soluzione vera, una soluzione concreta che ha risolto un problema. Soluzioni come quelle di cui oggi tutti insieme parleremo per arrivare a una nuova didattica, a un nuovo insegnamento, per arrivare a nuovi strumenti che magari non ci facciano più, non ci distruggano più la colonna vertebrale, per arrivare a nuove reti. Attenzione che quando parlo di reti non parlo stavolta solo di banda larga, parlo proprio di reti di pensiero, di conoscenza. Pensateci, noi tutti usiamo internet da sempre. Ma qual è la vera forza di internet? Internet, in realtà, è una rete di cervelli, è una rete di idee, è una rete di cervelli che partoriscono idee. Internet, questa è ancora la definizione che mi piace di più, come disse qualcuno, è la più grande arma di costruzione di massa. E quindi, se è un'arma di costruzione di massa, è fondamentale per costruire la scuola del futuro. È fondamentale per parlare di high school. Allora, come facciamo a pretendere di voler cambiare la scuola se esiste ancora il digital divide? Se esistono ancora studenti come noi che non possono fare una ricerca su Wikipedia a casa? Se esistono ancora tantissime scuole scollegate che non hanno un collegamento internet o che ne hanno solo uno magari piazzato in biblioteca con la coda fuori? Noi studenti, dobbiamo iniziare a pensare a internet come parte integrante anche della nostra vita scolastica, no? Se vogliamo veramente avere una scuola che ci assomiglia di più. Ecco quindi che, direi, la prossima volta che andiamo in piazza, ad esempio, lasciamo a casa quegli slogan vecchi, continuamente riproposti da 20 anni. Iniziamo a chiedere invece più internet, più banda larga per arrivare a quei 3 punti di prima, per arrivare a una nuova scuola. Iniziamo a protestare per avere internet, per avere la banda larga, ma direi facciamo di più. Facciamo di più. Chiediamo sì la banda larga, ma studiamo proposte concrete, come quelle che ascolterete oggi, per risolvere questo problema. Facciamo qualcosa di concreto, senza paura. Smettiamola di avere paura, smettiamola di ascoltare quelli che ci dicono siete troppo giovani per proporre qualcosa. Smettiamola di avere paura di quelli che ci dicono si è sempre fatto così. Non potete fare nulla, andrà sempre così. Smettiamola di avere paura e, come ho detto, esattamente come le storie che tutti gli speaker di oggi vi racconteranno, ci racconteranno, facciamo, troviamo soluzioni concrete. Perché alla fine la vera differenza che può portarci a una nuova scuola, come diceva un grande maestro che penso noi tutti conosciamo, è la differenza tra il fare e il non fare. Grazie. Ciao Federico. Prego, vai. Prenditi. Federico Morello. Grazie. Federico, secondo te in questa super classe che abbiamo fatto, quanti hanno la banda larga? Facciamo un test. Ragazzi, quanti di voi usano internet a scuola? Alzate la mano. Mi fate vedere? Beh, insomma, possiamo migliorare ancora. Esatto. No? Ecco, qua ne vedo un po'. Beh, cominciamo. Qualcuno ne ha alzate 2 di mani. Perché 2 mani? Perché sei molto su internet. La usi sia a casa che a scuola. Va bene. Grazie, Federico. Grazie tante. Allora.